Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo ad analizzare tre tecniche per eliminare o recuperare la password dei nostri documenti Excel che sbadatamente abbiamo dimenticato. Però prima di continuare e andare avanti, lasciate un like e iscrivetevi al canale perché ho bisogno del vostro aiuto per incrementare il mio canale. Andiamo ad analizzare queste tecniche. Allora, questo primo metodo con cui proveremo a rintracciare la nostra password si andrà ad applicare su quei file dove sono protetti da password all'apertura. Infatti io uso LibreOffice, infatti come potete vedere mi sta chiedendo la password per aprire il file. Infatti proviamo anche nella versione precedente perché ho creato due file. Infatti vedete, entrambi i sistemi chiedono la password in questione è 1234. Noi andremo a utilizzare questo programma come tutti i programmi per rintracciare le password sono praticamente quasi tutti a pagamento. Usano un sistema brute force per rintracciare la password. Allora, clicchiamo su, importiamo il file, uno dei due è uguale, apri. Qui ci dà tre opzioni per rintracciare la password. Un sistema di attacco in base a un dizionario, quindi le parole più comuni, oppure un brute force personalizzato in cui andiamo noi personalmente a inserire se vogliamo utilizzare dei numeri, simboli o caratteri, oppure brute force con tutte le possibili combinazioni, e questo qui ci può mettere anche un secolo. Giusto per farvi vedere come funziona, andiamo direttamente con un dizionario di attacco, andiamo a fare un recupero. Come vedete la password l'ha rintracciata subito, anche perché era semplice, era 1234. Il problema qui, come potete vedere, non me la fa vedere semplicemente perché il programma non è registrato, quindi bisognerebbe registrarlo. Ma se girate in rete, come questo programma, ne troverete tantissimi. Comunque io vi lascerò il link di questo programma se vi interessa comprarlo o rintracciare eventuali sistemi per avere questo programma gratuito. Allora, il secondo metodo che adesso vi vado a illustrare funziona solo con i file in cui ci permette comunque di accedere senza l'user, senza la password di apertura. In questo caso io ho due cartelle protette e delle celle protette e non protette. Se vedete, solo una cartella è non protetta. Quindi a questo punto chiudiamo e vi faccio vedere cosa fare. Quello che dovete fare prima di procedere a questa tecnica è installare 7zip, che è completamente gratuito, e in descrizione metterò il link. Allora andiamo sul file in questione, in questo caso la versione più recente di Office 2020, cioè la 2020, quindi facciamo apri con 7zip, ecco qui, apri. E adesso nell'aprile vi fa vedere diverse cartelle, quella che ci interessa a noi è la XL. Andiamo in workbook con modifica di testo e qui dentro andiamo a cercare questa frase. Modifica, trova. No, aspettate, non ho inserito. Ok, incolla. Ok, e non c'è, quindi passiamo oltre. Se c'era, dovevamo cancellare la riga, dopo vi faccio vedere come. A questo punto ritorniamo indietro. E andiamo in questa cartella. Qui, come vedete, ci sono le cartelle che ho creato. Sono tre, quindi solo la prima e la terza sono quelle con la password. Quindi andiamo a cliccare su la prima e facciamo editor, modifica, trova, e cerchiamo questa qui, shell protection, copia, incolla, trova. Eccola qui, questa è la riga che interessa a noi, quindi va cancellata. Mettiamoci qui all'inizio della riga e andiamo avanti finché non si chiude la parentesi.
ecco qua, fino a questo punto praticamente si apre e si chiude qui. Facciamo semplicemente cancella, lo chiudiamo, lo salviamo. Sì, dobbiamo aggiornarlo, l'archivio è stato aggiornato, adesso lo chiudiamo e riapriamo il file e faccio vedere quello che è successo. Come potete vedere, il lucchetto sta solo sulla terza pagina e non più sulla prima. Infatti adesso qui mi permette di cancellare tutto. A questo punto vi mostro l'ultimo sistema per eliminare la password dal nostro file Excel. Ovviamente questa tecnica funziona solo sulle versioni più recenti di Office, le versioni precedenti, quindi quelle del 97, non funziona. Quindi riapriamo il nostro file. Come potete vedere, la prima scheda non ha più il blocco. Andiamo sulla terza e facciamo Alt F11. Qui già l'avevo fatto, comunque togliamolo così faccio vedere di nuovo. Ok, in questa macro andiamo a fare nuovo e mi si apre questa finestra dove qui andrò a inserire questo codice qui, che poi vi metterò anche in descrizione. Cancelliamo tutto, incolla. A questo punto diamo il play. Come potete ben vedere, adesso la password è stata eliminata. In questa versione di LibreOffice ovviamente mi fa solo vedere che lui ha provato a eliminarla, perché questa tecnica funziona interamente sulla versione di Microsoft e non su LibreOffice. Comunque è efficace. Detto questo, io spero che vi sia stato utile per ritrovare o eliminare la password che vi impedisce di aprire i vostri documenti, e lascio a voi una buona giornata. Vi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like.